Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono CineTV e oggi siamo su Steven Universe Scatena La Luce. Questo gioco è appena stato rilasciato per altre piattaforme come Steam, Nintendo Switch e PlayStation e io non potevo non comprarlo. In realtà questo videogioco è un sequel, è il prequel e si chiama Steven Universe Saved Light, che devo ancora comprare e magari in futuro lo porterò. L'oggetto del giorno ovviamente a tema Steven Universe e da grande fan non potevo non comprare un poster, precisamente un poster del film. Adesso non credo che si veda bene, quindi vi lascerò una foto. Dato che farò altri episodi di questa serie, frugherò un po' in giro, vedrò se c'è qualche altro oggetto interessante, magari un pop di Steven. Vediamo. Ragazzi, ma lasciamo perdere queste cose e focalizziamoci sul gioco. L'ultima premessa è che nel gioco vi sono vari personaggi e io cercherò di imitare le voci. Verrà una roba cringissima, però ragazzi, sono pronto a tutto. Va bene ragazzi, io direi anche di iniziare e allora facciamo click per giocare. Caricamento in corso. Ok ragazzi, allora ci sono le tre perle e Steven. Ok, regole. È fatto, ho finito. Vi presento le regole per smantellare l'impero nella terza era di Steven Universe. Che ne pensate? È fantastico, cosa dicono? Vediamo. I diamanti perdono ogni autorità, le colonne delle gemme sono ora pianeti liberi indipendenti, le gemme devono consegnare i loro arsenali bellici. Oh, ho già contattato le colonie di diamante giallo per iniziare il processo di disarmo. E lei mi ha detto a capo delle operazioni. Splendido. Ma ricorda che non lavori più per lei, puoi continuare ad aiutarla se vuoi. Ma è una tua scelta. Ora siete tutte libere. Oh, sì, certo. Questo sarà il mio ultimo incarico. Sono troppo emozionata. Spero che vada tutto per il verso giusto. A proposito di armi, resta ancora la questione dei prismi. I prismi, cioè al plurale. Sì, ovvio, ma sembra che un prisma sia ormai fuori servizio. Quindi ne servono solo due attivi. Purtroppo non sono ancora riuscito a contattare Pyrop e Demantoid. Pyrop, Demantoid. Se non rispondono al nostro ultimatum, potremmo inviare un battaglione per recuperare i loro prismi con la forza. Sì, certo, dobbiamo distruggerle per imporre le nuove direttive e diffondere la pace. No, niente più violenza e distruzione, ricordate? Ah, giusto. Allora qual è la soluzione, Steven? Conosco qualcuno che può fare al caso nostro. Vediamo un po' chi è questo qualcuno. Oddio ragazzi, tutto il team. Ci siamo. Sembra un posto decisamente raffinato. Forza squadra, dobbiamo trovare due prismi. Yuhu. Sì, diamoci dentro. Ah ragazzi, dimenticavo che il videogioco è ambientato dopo Change Your Mind ma prima del film. Fai clic e trascina per cambiare stanza. Che figata. Così. Ok. Fai clic sugli oggetti scintillanti. Oddio, il cookie cat. Restituisce un po' di salute, gustoso. Ragazzi, anche io ho fatto il cookie cat, è venuto una merda però, ma almeno ve lo lascio qui. E qui cosa c'è? Delle robe. Non ci ho ancora giocato, non so nulla. Oddio, Dutelle Talbis. Costruzione di luce. Devono essere emanazioni dei due prismi rimasti. Evidentemente qui non hanno ricevuto la tua circolare sul disarmo. Ehi, piccoletti di luce. Capisco, ai vecchi tempi sarebbe scattata la rissa. Ma non c'è più bisogno di combattere. Questa è la terza era. Siamo tutti dalla stessa parte. Non mi sembra. Non abbiamo scelta. Questi sono creati per un unico scopo. Hai fatto bene a provare, Steven. Gemme, fuori le armi. Ok, allora come si usano? Attacca.
Ok, selezioniamo Garnet. I pugni. Ok, devo selezionare un bersaglio. Fai clic sullo schermo quando vedi la stella per ottenere un attacco bonus. Ok. Ok. Sei incredibile come sempre, Garnet. Grazie, Steven. Ehi, ora tocca a me. Ok, selezioniamo Perla. C'ha il tridente, mi sembra. Ok. Quindi devo colpire la stella. Ok. Ah, pure due volte. Ucciso, proprio sterminato. Niente male, P. P di Perla. Molte grazie, Ametista. Ma non siamo ancora al sicuro. Uso le abilità, richiede punti stella. Ok. Ah, ho capito. Va bene. Adesso mi devo difendere. Fai clic sullo schermo quando vedi la stella per difenderti. Ok. Sì, ma mi ha colpito comunque. Seleziona Steven. Mi sa che cura gli amici. Infatti, ecco qui. Niente può fermarti, Perla. Non ci riuscirei senza il tuo incoraggiamento, Steven. Ragazzi, mi piace un botto questo videogioco. Allora, dobbiamo selezionare, secondo me, Ametista. Alla frusta Ametista. Ah, non l'ho preso. Vabbè, allora selezioniamo... nessuno, mi sa. Adesso mi devo difendere. Ma ragazzi, è difficile. Ok, facciamo Garnet. Ma dai, ma scusate, io l'ho cliccato qua. Vabbè, facciamo Perla allora. Ok, wow, abbiamo vinto. Ordinaria amministrazione. Ok. No ragazzi, ma è troppo figo. A parte che io amo Simeon. Chi è questo? Cosa c'è Steven? L'avete visto ragazze? Oh niente. No, l'avete visto ragazze. Che vuole la medista? Accidenti! Era qualcosa di super sinistro e misterioso. Perché nel caso mi ci fa capofitto. Sì, esatto. Datevi una mossa voi due. Non lo so, c'era un tizio. Penso che dobbiamo andare qui comunque. Oddio, cos'è? Ma chi è? Oh, palazzesco. No, Ametista, però ste battute se le puoi pure risparmiare. E che dobbiamo fare, oddio? Sei tu. Oh, ciao, faccia gigante. Sì, io mi chiamo... io. Demantoid, con chi stai parlando, eh? Sì, appunto, io sono... eh? È lui! Purtroppo oggi il palazzo della luce è chiuso, sono spiacente. Addio! Madonna, che bella conversazione. Wow. Che maleducata. Non ci resta che entrare senza invito. Questa barriera sembra basata su tecnologie prismatiche, ma è più complessa del previsto. Non saprei come disattivarla. Forse potremmo chiedere a lui. Lui di... Steven, quello è il tuo vecchio prisma. Allora, io adesso non so molto, però... su Steven Universe Save the Light, che è il prequel, dovrebbe esserci questo prisma. Che è tipo Steven Salva, adesso non lo so. Impossibile! Cosa ci fai qui, piccoletto? Ti credevo in viaggio per vedere il mondo. Non questo mondo, ovviamente. L'altro, sai, la Terra. Sì, vabbè. Già non capisco l'italiano, tu me lo metti in coreano cirillico. Oh, hai una sorpresa per noi? Non fa capirlo. Oddio, è diventato il logo Gaga Lab, tipo. Wow, questo è il nuovo te? Sì. Che sta dicendo, Steven?
Ah, ma Steven lo capisce. Il prisma si è scelto un nome. Ragazze, vi presento George. Ok. Ti trovo in formissima, sono fiero di te. George, complimenti ragazzo mio. Benvenuto in squadra, George. Ah, quindi lotterà con noi. Mi sta spruzzando roba. Ah, l'ho equipaggiato, mi sa. Nel panino. Ah, certo, ora deve riposare. E noi dobbiamo proseguire. Guardate. Si apre. GG per George. Beh, ha funzionato. Ok, continuiamo. Ok, allora siamo entrati in questo posto. Ci sono dei vasi. Una roba. Frutto stella, aggiunge 3 punti stella, utilissimo. Non lo conosco. Oddio, altri barbapapà. Altre schiappe di luce. Steven, dov'è la nostra arma segreta? Eccolo, George. Non vuole combattere se non è assolutamente costretto. Tranquillo, George, capisco che non vuoi più essere un'arma. Nessuno ti obbliga. Scommetto che ci sarai di grande aiuto in altri modi. Nessun problema, possiamo cavarcela. Ok, combattiamo. Allora, mettiamo Garnet. Mettiamo il primo, dai. Fai clic quando una stella si illumina di viola per ottenere un perfetto. Wow. Quando i membri della tua squadra si aiutano a vicenda ottengono un perfetto, la barra sinergica si carica. Carica al massimo la barra sinergica per ricevere una sorpresa. Ok. Mettiamo perla, dai. E vabbè, finiamo questo. Ma dai, ma non è vero. Non è vero. Ragazze, che vabbè, ho quasi dimenticavo. Se finite nei guai potete sempre contare su lo zainetto cheeseburger. Wow ragazzi, bellissimo. Fai clic per aprire lo zainetto cheeseburger. Ok. Gli oggetti da battaglia sono conversati nello zainetto. Steven può usarne uno per turno. Ok, tutto stemma. Steven quando è che ha perso la vita? Posso curare me stesso. Ok. Ametista. No, non posso più fare nulla. Fine turno. Scusate, io come dovrei difendermi? Godo! E vabbè, ormai sono quasi morti, quindi direi anche di attaccare questo. Grande Garnet. E Perla, tu fai questo. Bella lì. Puoi usare lo zainetto anche quando non stai combattendo. Ok. Cookie Cat. Usa un Cookie Cat per curare un amico. Ok. E mi sa che curo me stesso. Ok. Allora, qui no. Possiamo andare da queste due parti. Io direi di andare prima qui. Una cassa. Oh, oh! Che c'è, Steven? Solo un forziere, niente di speciale. Un forziere! Mettiamo questo. Questo è lo spirito. A te l'onore, Steven. Ok. Ti entusiasmi ancora per queste scoperte, eh? Mi sembra il minimo. Troppo divertente. Allora, mettiamo questo. Ok. E oddio, ragazzi. La colazione di Steven. Colazione insieme. Restituisce alcuni punti salute all'intera squadra. Grandioso. Ragazzi, vi giuro, un giorno di questi la preparo e faccio anche un video. Un video ricetta, diciamo. E poi abbiamo la stella. E qui c'è qualcos'altro. Ehi, come ti va il teletrasporto? Scommetto che ci tornerai utile. Penso che dobbiamo salire.
Ok. Ok, cos'è sta cosa? Un portale. Un'altra barriera di luce rifratta. Ehi, George, potresti darci una mano? Eccolo qua. Mi sa che non ha fatto nulla. No, non preoccuparti, piccolino, grazie lo stesso. Questa barriera è più resistente delle altre. Dobbiamo trovare delle chiavi per aprirla. Ok. Ah, chiavi? Perché è tutto così complicato? A meno che... Dio perla. Ora siamo labbra. Ci sono! Bingo! Sono riuscita a intercettare le sue comunicazioni. Grande perla. Ah, c'è il tizio. Mi dirigo alla colonia 215 del sistema Cristallo. La fase 1 è in corso. CS5 215 è una colonia mineraria su una piccola luna del dominio di Giallo. È sempre alquanto remota, direi. Se non possiamo procedere oltre nel palazzo, dobbiamo puntare direttamente sul Demantoid. Non chiedo di meglio, è ora di partire per un viaggio spettacolare. Ok, ragazzi. Giorgio ritorna. E forse dobbiamo andare a prendere il teletrasporto, forse? No, dove sto andando? Ma qui non è che c'è qualcosa, magari. Ok, andiamo qui. Esatto. Tranquille ragazze, se riusciamo a trovare il Demantoid potremo parlare con lei e convincerla a liberare il suo prisma. Certo, ma dobbiamo prepararci a qualsiasi evenienza. Demantoid, ci servono informazioni su di lei. Voi partite per quella luna, io provo a seguire un'altra pista. D'accordo, ma fai attenzione, Perla. Ok. Perla ci ha lasciati. Siamo soltanto tre. Potremmo chiamare un'altra delle nostre amiche. Ragazzi, quali amiche? Non ditemi che c'è un altro personaggio. Ok, siamo in questo mondo. Andiamo più lì. Cos'è? Oddio, Lapis! Ragazzi, è venuta anche Lapis. Lapis, sei venuta! Scusate il ritardo, ragazzi. Non vedo l'ora di dare il mio contributo. Urrà per le amiche! No, ragazzi, c'è pure Lapis. Oddio. Allora, possiamo andare da due parti. Qui c'è qualcosa, ma qui non possiamo andare. Quindi dobbiamo prendere questa strada. No, non ci sono nemici. Sono prontissima! Ragazzi, vediamo un po' Lapis cosa può fare. Dio, sembra forte però, dai. Selezione pulsante formazione. Seleziono Lapis. Ah, ok. Fai clic per muovere Lapis in posizione. Ok. Seleziono Lapis. Grande Lapis. Molto forte. Visto? Così si fa. Usiamo Garnet. Uccidiamo questo che se ne dà molti problemi. Grande Garnet. Penso che non posso più fare nulla, quindi fine turno. Ragazzi, è bellissimo questo videogioco. Ok. Aia, il dolore non mi piace. L'abbiamo visto da questo, l'abbiamo visto. Puoi nasconderti dai nemici allontanandoti da loro. In questo caso il personaggio non sarà attaccato per un turno. Wow. Ok, va bene, ok. Pugni. Grande. Mi è piaciuto molto Lapis, quindi... guarda, guarda! Oddio, ne colpisce due alla volta, grande. Fine turno, devo per forza. Dai Garnet, finiscilo. Garnet è pronto. We did it.
GDR di Steven. Accendi le basi. Ok, possiamo andare da qualche altra parte perché sennò ho nemici. Vabbè, almeno sono due. Allora, facciamo Garnet e... ok. Ok. È fine turno. Peccato. Ok, uccidiamo anche questo. Ok. Grande. Non so cosa ci aspetta dopo, però penso che dobbiamo salire prima qua. Ah, ragazzi, qui c'è la chest. Ok. Ah, la chiave, quindi forse dobbiamo andare lì. O sbaglio? Perché qui c'era un portale verde. Sa che significa quello, no? Vai, Giorgio. Grande, Giorgio. Grande. Ok, qui c'è una chiave arcobaleno. Steven, guarda. Bella chiave, sembra importante. Ehi, possiamo usarla per aprire la porta arcobaleno del palazzo. Ok. Grande, è ora di dare una lezione a questi due prismi teppistelli. Senza offesa, George. Che ne dici, Steve? Torniamo in quel vecchio palazzo bislacco? Puoi giurarci? Non ancora. Ragazzi, secondo me non ancora. Perché forse dietro quella porta c'è qualcosa. Quindi non ancora. Steven ha ragione. Guarda che faccia. La barriera arcobaleno aveva tre serrature, quindi devono esistere tre chiavi. Ehi, non fare la costa feste. Sono sicuro che presto troveremo anche le altre due. Andiamo! Ok, ragazzi. Allora, andiamo sul portale. Scenario 1, 100%. Quindi, diciamo che abbiamo finito il primo mondo. Va bene. Ce ne sono un bel po'. Devo andare qua. Ragazzi, comunque è fatto troppo bene. Ok, allora questo qui dovrebbe essere il secondo punto, giusto? Esatto. Per quel che ho visto, il gioco è davvero molto fatto bene, mi piace un casino anche perché sono un fan di Steven Universe e quindi non poteva non piacermi. Vi prometto che in futuro porterò anche il primo gioco, cioè Steven Universe Save the Light, con molte altre sorprese. Ragazzi, che dire, secondo me è un gioco molto accurato, carino e divertente, proprio come il cartone, e cercherò di fare altri episodi. Va bene ragazzi, il video finisce qui, io spero davvero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima!